conosce Modigliano per le sue fotografie musicali, nel senso che noi ci siamo incrociati a Roma un paio di anni fa, quando lui stava sotto palco a fare Santana, e ovviamente io lo invidiavo molto, perché questo in realtà è il mestiere del fotografo, soprattutto del fotografo di musica. Adesso vive molto del fatto che tu riesca a entrare in contatto con l'artista, che tu lo conosca, che tu abbia la possibilità, la famosa possibilità di fare tutto, fra virgolette, tutto il concerto. Perché sennò la maggior parte dei fotografi, come forse qualche fotografo qui sa, ti fanno fare due pezzi, tre pezzi e poi fuori. A volte ti fa fare un pezzo, 30 secondi al buio, che è fantastico. Cioè, diventare fotografo di musica in generale, almeno appunto che tu non sia, come dire, molto ben introdotto, è veramente uno di quei mestieri che non hanno senso. E quindi ci siamo conosciuti lì. L'ho invidiato, ho apprezzato e apprezzato le sue fotografie di Santana, che avrei voluto fare io in realtà, e poi ho scoperto che invece questa era solo una parte del suo lavoro, in realtà faceva ben altro. Questo è un libro pazzesco, perché questo è un libro che in realtà dovrebbero fare tutte le città del mondo, cioè ogni città del mondo dovrebbe per costituzione, secondo me, fare delle fotografie dei suoi abitanti. Poi magari insomma, sono stato a New York e viene fuori un po' un tomo, però è una bellissima rassegna di in genere quando uno pensa a una città pensa ai posti, no? Ho fotografato la torre, il viale, quello che sia, il dettaglio, il macroscopio. Invece qui fotografi le persone dentro i luoghi, ma i luoghi sono sempre molto personali, quindi fotografi fondamentalmente le persone. E in questo devo dire che Adriano è stato bravissimo, perché io non conosco le persone, Adriano, qui dovresti intervenire tu. Io non so se tu li hai fotografati come sono o se hai tirato fuori di loro il meglio che erano e il peggio sta in un altro libro che noi non vedremo mai. Nel senso, qui sono tutti sorridenti, carini, coi figli, cani abbracciati, il resto la zona d'ombra, Adriano, quando la fotografi, in che anno la fotografi? Ma è quella la fotografia. Comunque so, ci sono delle famiglie fantastiche, ci sono anche delle... Io penso che fare un lavoro del genere, cioè fare fotografare 600 persone sia... Quanto ci hai messo, Adriano? 6 anni. Beh, è il lavoro, non voglio dire di una vita, ma insomma è un lavoro di buona parte della vita. Quindi ci vuole anche in realtà molta fantasia, perché è vero che ognuno ti propone un ambiente diverso, ma ci vuole anche molta fantasia per fotografarli tutti, che non siano più o meno tutti la stessa foto. Ce n'è una che mi piace in particolare, che poi la vedrete di là, che è questa qui, che è una fotografia fatta dall'alto, evidentemente, che normalmente tu la vorresti vedere per così, cioè dritta, invece è girata a 90 gradi. Insomma, ci sono un sacco di deuzze dentro da rubare anche per noi per il futuro. C'è un po' di manane in primo piano. Insomma, complimenti Adriano, davvero complimenti, perché è stato un lavoro ciclopico, però posso dire di quelli che veramente restano nel cuore di coloro che sono fotografati, essendo fotografati praticamente tutta Perugia, credo che rimarrà veramente nel cuore della città.